No, questa ora è casa mia. No, è ancora casa mia. Ti denuncio per violazione di domicilio. Te ne puoi andare via subito. Questa è la legge. Cosa fareste se sul più bello la porta di casa vostra si aprisse e magari proprio mentre siete in vestaglia vi trovaste davanti il padrone di casa che vi dice che vuole entrare per far vedere l'appartamento a una persona che vuole acquistarlo? Cosa gli rispondereste? Come ti permetti ad entrare? Ebbene, il caso giudiziario di oggi ha a che fare proprio con una vicenda del genere. Vediamo voi a chi dareste ragione. Vi ricordo però, prima di proseguire, che per partecipare a questi quiz, che vi danno la possibilità di conoscere la nostra legge divertendovi, dovete iscrivervi al canale e azionare la campanella. Oh, non che se non lo fate non vedrete più il canale, ben inteso, ma vi perderete i futuri aggiornamenti. E allora, stacchetto! Immaginiamo Matteo che sta sul divano dell'appartamento che ha preso in affitto e sul più bello si vede entrare in casa Gustavo, il proprietario. Dinanzi agli occhi spaventati, attoniti e anche un po' arrabbiati di Matteo, Gustavo dice: «Scusa Matteo, ci sono delle persone qui sul pianerottolo che vorrebbero entrare per vedere l'appartamento. Possiamo?» Matteo li fa entrare e fa vedere loro la casa come da richiesta. Ma quando gli estranei se ne vanno, prende da parte Gustavo e gli dice: «Scusa, ma come ti viene in mente di aprire la porta di casa senza dirmi nulla?» «Sì, hai ragione, ti chiedo scusa, ma è stata un'urgenza, altrimenti mi scappavano i clienti, la prossima volta ti chiamo.» «Non mi fido più, per piacere consegnami le chiavi di casa che ti sei conservato, non hai il diritto di conservarne un doppione.» «Ma non ci penso proprio, ti faccio una cortesia ad avvisarti prima di entrare, ma ricordati che questa è pur sempre casa mia e quindi posso avere tutte le chiavi che voglio.» «No, questa ora è casa mia.» «No, è ancora casa mia.» «Sì, lo so, ma è il mio domicilio protetto dalla Costituzione e tu non ci puoi entrare e quindi non puoi conservarti un mazzo di chiavi. Chi mi dice che quando io non ci sono entri e magari guardi tra le mie cose?» «Ti garantisco che non lo faccio. Indipendentemente da quello che mi dici, non hai diritto a conservare le chiavi, le voglio subito, altrimenti cambio la serratura alla porta e ti denuncio per violazione di domicilio. Se fai una cosa del genere, te ne puoi andare via subito.» Ebbene amici, questi sono i fatti. Se voi foste il giudice, a chi dareste ragione? Ha ragione il locatore che, essendo proprietario di casa, vuol conservare le chiavi del pur sempre proprio appartamento, o invece l'affittuario che vuol tutelare il proprio domicilio da possibili ingerenze esterne? Mettete in pausa il video, scrivete la soluzione nei commenti e vediamo se ci avete beccato. Dare in affitto una casa significa anche accettare che l'immobile diventi domicilio privato di un'altra persona. E siccome il domicilio è inviolabile, il locatore non può entrarvi a proprio piacimento, anche se ha conservato per sé un paio di chiavi di emergenza. Non poche volte la giurisprudenza si è trovata a condannare penalmente il padrone di casa per aver violato l'uscio del proprio appartamento quando ancora il contratto con l'inquilino era in essere. Condotte di questo tipo possono essere qualificate come integranti il reato di violazione di domicilio. Affinché però scatti l'illecito penale, è necessario che il conduttore abiti ancora dentro l'immobile. Così, se risulta che questi se n'è già andato, il locatore che forzi la porta potrà tutt'al più essere querelato per esercizio abusivo delle proprie ragioni, ossia per non aver fatto ricorso all'ordinaria procedura di sfratto prevista dal codice di procedura civile, ma non anche per violazione di domicilio. Il proprietario locatore che vuole vendere o riaffittare il proprio appartamento ha il diritto di visionarlo e farlo visionare ad eventuali terzi interessati. Esiste quindi a carico dell'inquilino un vero e proprio obbligo di visita, anche se non previsto dal contratto di locazione. Questo però non significa che il locatore abbia diritto incondizionato di controllo o di visita dell'immobile locato da esercitare a proprio piacimento. Non può cioè imporre la presenza di estranei nell'appartamento. Le visite devono essere prima concordate per creare il minor disagio possibile. Vi ricordo peraltro che se il locatore decidesse di vendere casa, il nuovo acquirente sarebbe tenuto a rispettare il contratto di affitto fino alla sua naturale scadenza, in occasione della quale poi potrebbe decidere di disdettarlo oppure di rinnovarlo.
E vediamo ora se il padrone di casa può conservare una copia delle chiavi del proprio appartamento. A ragione dei suoi diritti, il padrone di casa è legittimato a conservare una copia del mazzo di chiavi di casa per sé, ma in forza dei suoi doveri non può utilizzare queste chiavi senza prima concordare con l'inquilino il proprio diritto di visita. In buona sostanza, il padrone di casa non può entrare a proprio piacimento nell'appartamento, ma deve pur sempre farsi aprire dall'affittuario. L'inquilino può solo impedirgli di entrare, ma non di custodire una copia delle chiavi. Del resto, tale copia può essere custodita anche al fine di evitare che l'eventuale smarrimento delle stesse chiavi da parte del conduttore imponga di rifare il cilindro della porta d'ingresso. Dunque, nel nostro caso, seppure in prima battuta ha ragione Matteo nel dire che il padrone di casa poteva essere querelato per violazione di domicilio, alla fine dei conti ha ragione Gustavo nel dire che non è tenuto a consegnare la copia delle chiavi della propria casa all'inquilino, il quale, per la stessa ragione, senza l'autorizzazione del locatore, non potrebbe neanche cambiare il lucchetto della porta di casa. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.